ALS, il podcast di Radio 21 Aprile Web dedicato alla tua memoria interna e a tutto quello che ci puoi immagazzinare. Elena Brusa Pasquè, Mario Botta e l'architettura per la pace. Due parole dal fascino diverso ma infinito, architettura e pace. Un architetto famoso in tutto il mondo che le mette insieme nel progetto per una chiesa speciale sotto molti profili. Mario Botta, la chiesa della Divina Provvidenza, periferia di Leopoli in Ucraina, e la cortesissima disponibilità dell'architetto Elena Brusa Pasquè, presidente dell'Ordine degli Architetti di Varese, che a novembre scorso ha dedicato un convegno a Mario Botta e alla sua architettura per la pace. Sono gli ingredienti di questa intervista, per la quale ringrazio ancora l'architetto Brusa Pasquè, e a cui tengo particolarmente, ora, febbraio del 2023, a quasi un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, e chissà quanto tempo prima che la pace ritorni davvero. Buon ascolto. Architetto Brusa Pasquè, lei è presidente dell'Ordine degli Architetti di Varese. Come è nata l'idea di questi eventi? Come Ordine Architetti di Varese abbiamo organizzato questo evento sul tema dell'architettura della pace per questo nostro 60° anniversario della fondazione del nostro ordine professionale varesino. Conta 2150 iscritti, non siamo pochi, tra l'altro abbiamo sempre molti giovani che continuano a iscriversi al nostro ordine con un saldo positivo che è abbastanza inusuale. Noi facciamo moltissimi eventi, soprattutto culturali, aperti al pubblico, gratuiti, che danno la possibilità anche di avere dei crediti. E quindi basta iscriversi guardando il nostro sito. Invito tutti gli ascoltatori che volessero, anche non architetti, che se fossero interessati a seguire i prossimi eventi, possono segnarli nel calendario e iscriversi attraverso una email all'Ordine degli Architetti o semplicemente cliccando sull'organizzazione dell'evento quando è in webinar. E come è stato sviluppato questo tema dell'architettura della pace? Abbiamo fatto questo evento sull'architettura della pace perché in un anno come il nostro e come questo che stiamo vivendo, la pace è un'esigenza profonda del mondo contemporaneo. Credevamo di essere in un periodo di pace perché erano più di 70 anni che non c'erano guerre mondiali, ma ci sono state tante piccole guerre importanti e anche dolorose nel mondo, però guerre che coinvolgessero l'Europa non si pensava sarebbero mai potute esistere. Allora abbiamo detto che era giusto interrogarci su come studiosi, filosofi, maestri spirituali, architetti abbiano considerato la pace come una condizione irrinunciabile per l'esistenza stessa nel mondo in cui vivevano e che come loro si siano comportati e come abbiano tradotto nelle loro opere questo tema importante della pace. Possiamo ricordare tutti Pablo Picasso, anche Marc Chagall, oppure architetti come Kenzo Tange, Le Corbusier, Louis Sertes e soprattutto Tadao Ando, ma in particolare Mario Botta è stato forse l'architetto che più di altri negli ultimi decenni, con la realizzazione di questi luoghi per la pace, ha proprio creato un filone di architettura della pace. Il dialogo che abbiamo fatto a Villa Panza, gestito da professor Irace, ha voluto proprio entrare in un argomento che è anche molto immateriale, molto trascendentale, perché progettare per la pace significa progettare anche per una parte spirituale che c'è in ognuno di noi e che ognuno chiama a suo modo, con termini come emozione, vibrazione, bellezza, senso di star bene. Come Mario Botta mette insieme il tema dell'architettura e quello della pace? E Botta diceva, quando è venuto, che in effetti qualsiasi luogo progettato per il pubblico, anche da un cimitero, un ente pubblico, una palestra, è un luogo di pace, perché è un luogo progettato per vivere dei momenti di vita, di relazione insieme. E quindi quando tu puoi vivere relazionandoti con gli altri, vuol dire che vivi nella pace. Abbiamo fatto questo viaggio dove l'architettura diventa anche un nutrimento per la mente, non solo per gli occhi. C'è una frase bella di Mario Botta che vorrei ricordare: costruire di per sé è un atto sacro.
È il bisogno che spinge l'uomo a confrontarsi con l'infinito ed è una necessità primordiale nella ricerca della bellezza e nella costruzione del proprio spazio di vita. Secondo me questa frase dichiarata da lui in una sua conferenza di qualche mese fa esprime bene il significato dell'architettura della pace. Botta sta proprio realizzando questo progetto della Chiesa della Divina Provvidenza nella periferia di Leopoli, che è iniziata prima dell'aggressione russa e i bombardamenti non hanno fermato i lavori. E tra segnali di sirene e il pericolo degli attacchi aerei, gli operai lavorano cantando. Approfitto del materiale che l'architetto Busa Pasquè mi ha gentilmente inviato per far sentire qualche nota di questo canto. Cantano anche canzoni italiane, visto che Capomastro è italiano e anche i preti sono italiani. Questo legame di pace tra chi costruisce, che poi ogni tanto scappano sotto le bombe e poi ritornano fuori e vanno avanti a costruire la cupola. La casualità ha voluto che il direttore di cantiere sia un nostro ex iscritto di Varese. E quindi abbiamo fatto anche un bel regalo all'architetto Botta, mandando da Leopoli il video del suo cantiere e il saluto dei suoi operai. E poi questo progetto assume una valenza particolare in tempi come questi, ancora di guerra. Botta diceva che chi sta lavorando a Leopoli in questa chiesa è una persona eroica perché non si ferma di fronte alle difficoltà. Ha raccontato una cosa molto carina, che questi preti di Don Orione, lui li chiama Orioniani, sono arrivati con un sacchetto di gioielli raccolti dalla popolazione che ha regalato le proprie fedi, le proprie catenine, perché venissero sciolte da una ditta, mi sembra, di Bergamo Brescia, per poter fare la foglia d'oro sulla sommità di questa chiesa. C'è una cupola al contrario, tutta dorata, che può riflettere la luce del sole, ed è fatta con la foglia d'oro ricavata dalle catenine e dai gioielli donati. E a proposito ancora, ahimè, della guerra e della pace, l'Ordine degli Architetti di Varese ha un forte impegno di solidarietà verso l'Ucraina. Come Ordine Architetti di Varese, già da marzo abbiamo preso contatti con la vicepresidente dell'Ordine del Collegio degli Architetti Ucraini e abbiamo offerto ospitalità gratuita nelle nostre case e nei nostri uffici per architetti, geometri o tecnici che avessero avuto bisogno loro e le loro famiglie di accoglienza. E questa proposta è stata poi accolta anche dal nostro Consiglio nazionale, che ne ha fatto anche un manuale, proprio perché abbiamo pensato che già è tanta gente che ha bisogno per un certo periodo, perché speriamo che questa guerra non duri troppo, di avere qualcuno che li accolga, magari non in un albergo, ma in una casa per condividere delle esperienze. E quindi ci siamo anche resi disponibili all'accoglienza.